vogliamo parlare di alleanze. Oh mamma mia. Ieri Berlusconi avrebbe riunito i suoi a Palazzo Grazioli e avrebbe detto no alla lista unica. Vabbè, ma... Il problema dell'Italia in questo momento è il PD, che sta tenendo in ostaggio un paese, il Parlamento e un governo per le sue beghe, e anche intere regioni come la Toscana e la Puglia. Decidono in fretta cosa fare, ci mandino in fretta al voto. Il mio avversario si chiama Matteo Renzi, non ho altri avversari. Chiunque poi voglia accordarsi con la Lega deve sottoscrivere i nostri programmi, l'Italia deve controllare la moneta, i confini e le banche. Se siamo d'accordo su questo, siamo d'accordo su tutto. Salvini, scusi, confini e moneta, ma con chi ci sta? Anche con il Movimento 5 Stelle? Però il Movimento 5 Stelle sull'immigrazione ha votato col PD per depenalizzare l'immigrazione clandestina e sulla moneta propone referendum impossibili, quindi noi abbiamo la serietà di dire che se andiamo al governo superiamo l'euro e usciamo dalla gabbia e dai confini dell'Unione Europea, quindi chi ci sostiene in questa battaglia è il benvenuto, però tornando a Berlusconi è lui che deve chiarirsi le idee sull'euro, sull'immigrazione, sulle banche, sulle tasse, sul commercio, e quindi... È lui che deve decidere da che parte stare, noi ce l'abbiamo ben chiaro da che parte stare. Un commento sull'indagine a carico del padre di Matteo Renzi? Non lo so, strano che ci sia qualche giudice che riesce a indagare anche a sinistra. Onore al merito, onore al merito. Chi spera che ci sia l'8 e il 9 aprile alle primarie? Ma chiunque, io penso che gli italiani vogliano scegliere. Io penso che il PD stia dando una prova disgustosa di esercizio del potere sulla pelle dei cittadini e spero che il centrodestra sia totalmente diverso e quindi partecipi alla luce del sole. Io sono pronto, io ci sarò, spero che ce ne siano tanti altri. Chi fugge dal confronto con i cittadini vuol dire che ha paura, chi fugge dalle elezioni vuol dire che ha paura. Legge elettorale? Quella che vogliono, ho detto votiamo il prima possibile con la legge elettorale che vogliono loro, io non sto lì a parlare di capilista, preferenze, facciano quello che credono, io sono pronto. Col proporzionale non si rischia però poi questa possibilità di dover creare una grande coalizione? Noi puntiamo a vincere, in compagnia spero, da soli se necessario e poi il giorno dopo le elezioni vediamo chi condivide le nostre battaglie, però l'emergenza è andare a votare. Ecco, io non mi rifiuto di pensare a 2 mesi di Italia sospesa in ostaggio del congresso del PD fra Rossiani, Dalemiani, Renziani e Bersaniani, mi viene il vomito, mi viene il voltastomaco. Senta, le dà un po' fastidio che ci sia questa voce secondo cui Berlusconi potrebbe fare scouting nella Lega, voler candidare Bossi o comunque quelle figure che sono più propensa a un accordo con Forza Italia? La Lega cresce e crescono le nostre idee, questo mi interessa. E poi che a Berlusconi faccio i migliori auguri.